gentili ospiti, autorità, personale militare e civile, il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, il generale di squadra aerea Silvano Frigerio ed il personale tutto del comando porgono il loro benvenuto alla cerimonia di avvicendamento in comando del COVI. La cerimonia sarà presenziata dal Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini. A beneficio della sicurezza e dei graditi ospiti, si ricorda che, al verificarsi di una situazione di emergenza, tutti i presenti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni del personale addetto alla gestione delle emergenze, facilmente riconoscibile dalle pettorine gialle, mantenere la calma ed evitare ogni forma di panico, non ostacolare l'esodo o perdere tempo nel tentativo di recuperare oggetti personali, non percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi. Per emergenze sanitarie è possibile rivolgersi al personale sanitario presente o, in alternativa, al personale di vigilanza. Si rammenta di mantenere la mascherina indossata nei luoghi all'aperto e durante la cerimonia all'interno dell'hangar. Si informa che l'aeroporto di Centocelle è una installazione militare e pertanto è vietato fare fotografie e riprese video al di fuori delle zone strettamente interessate dalla cerimonia. Grazie per l'attenzione. Per garantire l'inizio della cerimonia è necessario che i gentili ospiti prendano posto. Grazie. Si dà lettura dei cenni storici del Comando Operativo di Vertice Interforze. Il Comando Operativo di Vertice Interforze è ubicato presso il Comando Aeroporto di Centocelle, intitolato a Francesco Baracca, situato a sud-est della città di Roma. La sua prima sede fu nel 1997, la città militare della Cecchignola, trasferita successivamente a Centocelle nel 1998. Il nome del luogo deriva da Centum Celle, le scuderie dei 100 migliori cavalli dell'imperatore Costantino, che trovavano dimora presso la villa Ad Duas Lauros, appartenente ad Elena, madre dell'imperatore, i cui resti sono stati di recente portati alla luce. All'interno del comprensorio, inoltre, è situato l'antico forte Casilina, costruito nella prima metà dell'Ottocento, che faceva parte di una catena di forti della cintura difensiva della città di Roma. In tempi più recenti, il luogo ha legato il suo nome alla storia dell'aviazione italiana, poiché ha visto il primo volo di Wilbur Wright nell'aprile del 1909, la partenza nel 1920 del Raid Roma-Tokyo di Arturo Ferrarin e Guido Masiero e la consegna della bandiera di combattimento alla Regia Aeronautica il 4 novembre 1923. Il Comando Operativo di Vertice Interforze viene costituito come effetto della legge numero 25 del 18 febbraio 1997, relativa alla ristrutturazione dei vertici delle forze armate, volta a superare
l'anacronistica suddivisione dei compiti tra le forze armate per realizzare un sistema di accentramento delle responsabilità che pone il capo di Stato Maggiore della Difesa alla guida dello strumento militare nella duplice veste di capo di Stato Maggiore e di comandante in capo, quale responsabile dell'organizzazione militare ed in particolare della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego operativo delle forze armate. La storia del COVI si delinea in quattro fasi fondamentali. Il 13 agosto 1997 parte del personale impiegato presso il Comando Operativo Forza Intervento in Albania nell'operazione multinazionale Alba viene assegnato alla cellula di attivazione del Comando Operativo di Vertice Interforze. Il 18 marzo 1998 si costituisce il nucleo iniziale di formazione. Il 10 dicembre dello stesso anno il Capo di Stato Maggiore della Difesa dispone l'assunzione di responsabilità da parte del Comando Operativo di Vertice Interforze per la pianificazione, predisposizione e condotta delle operazioni. Il 1 novembre del 1999 il Comando Operativo di Vertice Interforze raggiunge la piena capacità operativa in ambito nazionale, conseguendo nel 2003 anche la capacità operativa iniziale quale comando operativo per la condotta di operazioni di supporto alla pace a guida europea. Dal 2007 è stato costituito presso il COVI l'Italian Joint Force Headquarters, comando interforze ad alta prontezza operativa, in grado di immettersi con breve preavviso nelle aree di crisi in tutto il mondo e di assumere le funzioni di comando e controllo degli assetti terrestri, marittimi e aerei assegnati per l'assolvimento della missione. Il COVI, mediante l'impiego dei propri reparti e del JFHQ, ha diretto gli interventi nella crisi in Georgia nel 2008, nel sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009, nelle emergenze di Haiti nel 2010, della Costa d'Avorio e della Libia nel 2011 e nelle Filippine nel 2013. Sono state inoltre effettuate attività di evacuazione di connazionali dal Sud Sudan nel 2013, dalla Libia nel 2014 e 2015 e dal Nepal nel 2015. Il JFHQ ha preso parte alla fase iniziale della missione prima partica in Iraq nel 2014-2015. Ha aperto la missione Ippocrate in Libia nel 2016, la missione bilaterale di supporto in Niger nel 2018 ed è stato schierato a Kabul l'estate scorsa per la fase di condotta dell'operazione Aquila Omnia. In data 26 luglio 2021 viene costituito il Comando Operativo di Vertice Interforze, che diviene interlocutore unico e privilegiato nella pianificazione e nella condotta delle operazioni in un'ottica di adeguamento dell'architettura organizzativa della difesa nei confronti delle nuove sfide globali, superando il concetto interforze per abbracciare quello di multidominio e in modo da distinguere la catena di comando operativo dal settore di policy. Dunque, oggi dipendono dal COVI, oltre al JFHQ, anche il comando operativo delle forze speciali, COFS, il comando operazioni di rete, COR, e il comando per le operazioni spaziali, COS. Il logo del COVI esprime in modo molto efficace la sua natura interforze. Infatti, sullo sfondo del planisfero, che richiama la portata internazionale delle missioni ed operazioni gestite dal COVI,
sono rappresentati i simboli delle forze armate italiane in senso orario e in ordine di costituzione. Il primo comandante del COVI, generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, il 26 settembre 2021 è stato avvicendato nell'incarico dal generale di squadra aerea Silvano Frigerio. Il 27 dicembre 2021, con decreto del Ministro della Difesa, è stato nominato comandante del COVI il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. La cerimonia sta per iniziare. Si pregano i gentili ospiti di accomodarsi. Fa ingresso sul luogo della cerimonia il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini.
Fa ingresso il ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini, accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, dal generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo e dal generale di squadra aerea Silvano Frigerio. Prende ora la parola il generale di squadra aerea Silvano Frigerio. Tra tutte quale esperienza mi ha coinvolto maggiormente, non potrei che scegliere però quella da poco terminata. Dal punto di vista professionale ho avuto modo di constatare quanto le forze armate siano in grado di operare in condizioni di estrema imprevedibilità.
continuità del contesto di riferimento. Infatti, in poco meno di 2 anni, il Covid ha gestito il concorso della difesa nell'ambito di una pandemia, il cui pesantissimo impatto sul Paese e sull'intera comunità, tuttora in atto, non aveva mai avuto precedenti. La scorsa primavera, l'accelerazione impressa dall'Alleanza Atlantica sul retrograde to zero dall'Afghanistan ha richiesto un complesso sforzo di pianificazione e di conduzione dell'operazione, ulteriormente aggravato dall'inaspettata e repentina chiusura della Forward Logistic Air Base di Al Minhad negli Emirati. Successivamente, la dissoluzione delle istituzioni afghane di fronte al regime talebano ha portato ad una crisi umanitaria di impensabile portata. Nonostante le evidenti difficoltà affrontate, la capacità di gestire comunque al meglio tali situazioni ha, a mio avviso, confermato la consolidata resilienza ormai acquisita da tutte le componenti dello strumento militare nazionale. E mi riferisco in particolare a quelle combat, combat support e di comando e controllo. Quella resilienza, dottrinalmente intesa come capacità di assorbire shock e minacce di diversa connotazione e di intensità, mantenendo l'abilità di operare per conseguire gli obiettivi prefissati. Concedetemi una battuta. Tra i presenti, recentemente qualcuno ha tuttavia evidenziato che il Covid ancora non si è confrontato con l'eventuale caduta di un asteroide. Bene, ritengo che sarebbe in grado di affrontare anche tale evento. D'altra parte, il neocostituito Comando delle Operazioni Spaziali, grazie al Centro per la Space Situational Awareness del COA di Poggio Renatico, si è attrezzato per prevedere anche tale evenienza. Dal punto di vista umano, invece, non posso sottacere la personale gratificazione dovuta alla coinvolgente esperienza vissuta con l'operazione Aquila Omnia, seguita da Aquila Omnia Bis, ancora in progress, grazie alle quali sappiamo tutti quante vite sono state salvate. Al generale Figliolo, oggi desidero riaffermare quanto già detto nei giorni scorsi. Il comando operativo di Vertice Interforze poggia sulla professionalità e la motivazione di uomini e donne delle nostre forze armate, determinati nel perseguire gli obiettivi assegnati, coesi nell'azione e convinti del valore aggiunto di un contesto interforze, ove il concetto Joint by Design è ben radicato in ciascuno di loro. Tale connotazione è imprescindibile per un ottimale impiego delle componenti dello strumento militare, che le singole forze armate, nella loro funzione di force provider, sono in grado di rendere disponibili in termini di assoluta eccellenza qualitativa, al fine di garantire al meglio l'espletamento delle 4 missioni loro assegnate. Non di meno, le sfide all'orizzonte sono molte e diversificate. I fattori di instabilità nelle aree di interesse strategico per il Paese sono in continua ed incerta evoluzione, soprattutto nel Mediterraneo e nel continente africano, segnatamente nel Sahel, ove, in linea con gli obiettivi strategico-militari di breve e medio periodo, stiamo riorientando la nostra presenza dopo l'effettivo termine dell'impiego ventennale in Afghanistan, che ha segnato uno spartiacque nelle nostre operazioni fuori dai confini nazionali. In ambito NATO, la situazione in atto sul fianco est dell'Alleanza e l'assunzione, ormai a breve, del comando della Expanded NATO Mission Iraq richiedono un considerevole sforzo in termini di assetti e capacità impegnate. Sforzo che si aggiunge a quanto già messo in campo per le quasi 40 missioni ed operazioni cui stiamo partecipando con oltre 5.000 militari e in particolare per quelle nazionali o di cui abbiamo la leadership. In ambito nazionale, meglio di tutti sai, Francesco, quanto è grafoso l'attuale impegno nelle diverse operazioni in concorso alla gestione dell'emergenza Covid-19, per la quale presso il Covid è attiva ormai da mesi una sala operativa dedicata H24. Infine, a livello organizzativo, la recente implementazione della Functional Review, che ha visto una sostanziale revisione organica del COVID, unitamente ai comandi per le operazioni spaziali, per quelle di rete e delle forze speciali poste alle sue dipendenze, necessita ora di un adeguamento dei processi che renda il COVID a tutti gli effetti un comando del livello operativo, in grado di agire secondo un approccio multidomain. E ciò sarà facilitato dalla realizzazione del nuovo Joint Operation Center, per il quale a breve sarà conseguita l'Initial Operation Capability. Sono certo che tutto il personale del Covid ti supporterà con competenza e passione per affrontare al meglio tali sfide.
a cominciare dal generale Lanza De Cristoforis, al quale la scorsa settimana ho lasciato il secondo incarico di vicecomandante per rientrare nella mia forza armata ed occuparmi della selezione, della formazione e dell'addestramento del personale. Ed ora è proprio al personale civile, al capo di Stato Maggiore e dai capi reparto, agli ufficiali e sottufficiali di questo comando, che desidero rivolgere il mio più personale e sincero ringraziamento per quanto sinora siamo riusciti a fare e portare a compimento. Continuate sempre così per ottenere ulteriori successi. A lei, signor Ministro, rinnovo la mia gratitudine per averci onorato della sua presenza, così come a tutte le autorità e ai gentili ospiti intervenuti. Viva il comando operativo, viva le interforze, viva le forze armate, viva il nostro amato paese. Grazie. Avrà ora luogo la consegna del distintivo del COVI, quale atto simbolico del passaggio di consegne. Prende ora la parola il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. Ringrazio il Ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore della Difesa che hanno voluto presenziare l'odierna cerimonia. Signor Ministro Guerini, grazie per la fiducia che mi ha voluto accordare nel conferirmi questo prestigioso e delicato incarico. Sono onorato della presenza delle autorità di governo e delle autorità politiche, tra cui i sottosegretari di Stato alla Difesa, senatrice Pucciarelli e onorevole Moulet, i presidenti delle commissioni difesa, senatrice Pinotti e onorevole Rizzo. Ringrazio altresì il presidente della Corte dei Conti, dottor Carlino, e l'avvocato generale dello Stato, avvocato Palmieri Sandulli. E li ringrazio due volte, non solo per essere qua, ma per avermi distaccato, voluto dare dei collaboratori di primissimo piano, che sono davvero fondamentali per l'azione quale commissario, per aver impostato un'azione amministrativa chiara e trasparente. Grazie. Saluto i capi delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, il vice capo vicario della Polizia di Stato. Ringrazio l'ordinario militare per la sua significativa presenza e insieme a lui saluto tutti i nostri cappellani militari che tanto fanno sia in patria ma soprattutto insieme alle nostre donne e ai nostri uomini nelle operazioni fuori area. Saluto i rappresentanti della magistratura militare, gli ex comandanti del Comando Operativo Interforze presenti in aula, i rappresentanti del mondo accademico ed universitario, i rappresentanti dell'Industria Nazionale per la Difesa e del Servizio Sanitario. Particolarmente gradita è la presenza del Presidente della Comunità di Sant'Egidio, con cui abbiamo condiviso e stiamo condividendo tante attività nel corso di questa pandemia a favore degli invisibili. Saluto in particolare tutti i comandanti in operazione all'estero,
di cui oggi 19 sono collegati da remoto in rappresentanza dei 32 teatri operativi. A loro e a tutto il personale che in questo momento sta operando in tutti i teatri va la mia riconoscenza. Permettetemi di evidenziare la significativa presenza dell'abaro dell'Associazione Nazionale Alpini e del suo presidente, l'ingegnere amico Sebastiano Favero, che hanno voluto onorarmi ancora una volta con la particolare vicinanza di tutti gli alpini. Assumo questo incarico con onore, nel segno della tradizione e della continuità di coloro che mi hanno preceduto. E qui mi fa piacere riconoscere al generale Frigerio, a te Silvano, mio predecessore, la capacità di aver guidato in questo periodo di transizione e pieno di attività sia in Italia sia all'estero la grande e bella realtà Interforze, che è il comando operativo di Vertice Interforze, dove professionalità, esperienza e dedizione si fondono al massimo livello nell'ottica di pianificare, coordinare e dirigere le operazioni militari e le esercitazioni interforze a livello nazionale e multinazionale. Un comando interforze che, sotto la guida del generale Portolano, attuale segretario generale della difesa, dopo aver assunto la direzione del comando operativo delle forze speciali, nonché di quelle delle operazioni in rete, di quelle spaziali, è in grado di generare effetti sincronizzati e rilevanti nei 5 domini di riferimento: terrestre, marittimo, spaziale, cibernetico e aeronautico. Il COVI rappresenta il cuore pulsante della difesa, un cuore che batte grazie all'energia e alla sinergia di tutte le forze armate, ma anche batte in una sinergia che oggi si chiama approccio a livello globale, con un approccio interagenzia, il Ministero degli Affari Esteri, la Polizia già citata, il Ministero degli Interni, ma tutta la compagine ministeriale. Perché quando si lavora in emergenza è imprescindibile l'apporto della difesa. E questo apporto avviene attraverso l'impegno e lo spirito di sacrificio delle migliaia di uomini e donne con le stellette che sono quotidianamente in campo, nell'ampio spettro di operazioni che la nostra difesa esprime a tutela del Paese. Operazioni fuori dai confini nazionali per la sicurezza e la stabilità internazionale, nel quadro dell'Alleanza Atlantica, sotto l'egida dell'ONU e nel contesto dell'Unione Europea, nell'ambito dei quali l'Italia esprime leadership e punti di riferimento certi e forti. Operazioni sul territorio nazionale per contribuire validamente alla sicurezza cui i nostri concittadini aspirano e hanno diritto, anche sul fronte della lotta al Covid, come ha già citato il generale Frigerio, e alle sue varianti. Quest'ultima è davvero una sfida globale verso la quale la difesa, grazie alla disponibilità che ha sempre assicurato il ministro Guerini con le sue direttive, con cui mi sono sempre relazionato anche da commissario straordinario per ottenere il contributo che ha fornito la difesa, ha fornito sin da subito e sta continuando a fornire la difesa un supporto importante e sempre apprezzato da tutti i nostri concittadini. Siamo in prima linea a fianco delle istituzioni sanitarie. Ringrazio l'assessore Alessio D'Amato, con cui spesso mi confronto per le tematiche relative al Lazio, insieme al suo presidente. Siamo presenti con risorse di qualità in un quadro pandemico assai mutevole e complesso, che continuerà ad avvalersi della difesa. Il mio ruolo di comandante si abbinerà a quello di commissario straordinario per l'emergenza, finché ci sarà lo stato d'emergenza, generando un valore aggiunto in termini di sintonia istituzionale, di coordinamento, di gioco di squadra, che sono fattori chiave per il successo di qualsiasi impresa. E ringrazio ancora per questo l'onorevole Guerini, il Ministro della Difesa, per aver voluto questo abbinamento. Prima di concludere, un pensiero a tutte le nostre famiglie. E qui voglio salutare mia moglie Enza, che è voluta essere oggi qui presente, insieme a mio figlio Salvatore. E l'altro, idealmente, come gli uomini e le donne che in questo momento sono fuori area, un capitano degli Alpini che è in esercitazione per prepararsi a una di quelle esercitazioni multinazionali di cui citavo prima, che si terrà ai primi di marzo in Norvegia, la Cold Response. E devo salutare qua mio papà, che ha quasi 90 anni,
che rappresenta quelle radici che con l'ordinanza numero 6 del 9 aprile 21, sentito le direttive del Presidente Draghi, ho voluto fortemente preservare. A loro dovevamo dare e abbiamo dato la priorità nelle vaccinazioni. E saluto tutti gli amici venuti da Potenza. Assumo dunque l'incarico di comandante del comando operativo di Vertice Interforze con l'impegno di mettere al servizio di tutte le operazioni della difesa la mia esperienza e tutte le mie energie in armonia e piena sintonia con i vertici e con le forze armate, formando una sola schiera a tutela della sicurezza e del bene comune della nostra Italia. Viva il comando operativo di Vertice Interforze, viva le forze armate, viva l'Italia. Prende ora la parola il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Signor Figliuolo, che ha quasi 90 anni, non li dimostra, ci dica qual è il trucco. Signor Ministro della Difesa, signori Sottosegretari di Stato della Difesa, signori Presidenti della Quarta Commissione Difesa presso il Senato e la Camera, Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Marcianò, autorità civili, militari e religiose, grazie per essere qua con noi oggi. Un sentito grazie particolare per il signor Ministro che costantemente ci dimostra vicinanza a tutti il personale delle Forze Armate, oggi in particolar modo al comparto operativo, quindi alle donne e agli uomini del comando operativo di Vertice Interforze e per estensione, anche come diceva il generale Figliuolo, a tutti coloro che sono in operazioni all'interno e all'esterno dei confini nazionali. Essere presente qua oggi come testimone di questo passaggio di consegne del comando operativo di Vertice Interforze, devo essere sincero, nelle vesti di Capo di Stato Maggiore della Difesa mi turba un po', perché sinceramente parlando prevale in me la figura dell'ex comandante dell'allora COI, respirando questa atmosfera ovviamente, perché è stata un'esperienza eccezionale, impregnata dello spirito interforze più puro e più distillato che possiamo immaginare, caratterizzata da attività operative eccezionali, ma soprattutto da personale che è stato il mio compagno di quel viaggio veramente, veramente al di sopra di ogni aspettativa e dall'altissima caratura umana e professionale. E questo ha generato sicuramente una forte imprinting sul mio percorso professionale e di vita. Il COVID continua a dimostrarsi a essere l'elemento operativo centrale del complesso dispositivo dell'architettura della difesa, perché riesce a coniugare in maniera direi perfetta quelle che sono le doti caratteristiche tradizionali che si esprimono negli ambiti operativi del fuori area o delle esercitazioni interforze con quella che è stata l'esigenza che si è presentata da un paio di anni a questa parte di rimodularsi, ripensarci e fare fronte alla emergenza pandemica che purtroppo ci assilla da così tanto tempo. Ecco, questo binomio è stato secondo me veramente in maniera perfetta coniugata nell'alveo in seno al comando operativo di Vertice Interforze. Credo per la prima volta o in maniera così drammatica il Paese in ginocchio e spaventato dalla situazione si è voltato e ha trovato una difesa pronta che ha reagito e che ha confermato, anzi ha aumentato quel senso di fiducia che tutti i cittadini oggi hanno nei confronti di noi militari. E io l'ho detto in più di un'occasione, noi siamo e dobbiamo comprendere di essere le donne e gli uomini della crisi. Coloro che quando tutto quanto vacilla, quando il Paese ha paura, quando incombe qualche ombra grave sui nostri concittadini, dobbiamo rimanere fermi, saldi, decidere in maniera professionale,
in maniera determinata e in maniera repentina anche. Ecco, questo è stato perfettamente incarnato come attore principale dal Covid durante le recenti esperienze. Allargando il discorso, il Covid sicuramente incarna nella maniera più completa, più alta, lo spirito interforze. Spirito interforze che con ovviamente il coinvolgimento totale, convinto di tutte le forze armate, ovviamente nella salvaguardia delle sacrosante prerogative dei capi di forza armata, oggi è il vero e proprio moltiplicatore di forze della difesa. Moltiplicatore, elemento che genera, coordina e gestisce le operazioni, tutte le operazioni in qualunque campo siamo chiamati a operare, all'interno dei confini nazionali o all'esterno, e questo viene fatto ovviamente in maniera completa, l'abbiamo visto. Ho parlato di spirito interforze, l'integrazione lo sappiamo tutti, non è cosa nuova, sta proseguendo, deve proseguire, deve accelerare, anche perché non è un punto d'arrivo. Oggigiorno è una stagione transitoria che ci permetterà di arrivare a quello che oggigiorno in tutti i consessi, in tutte le alleanze di cui noi facciamo parte a pieno titolo, è diventato un mantra giornaliero, ovvero la transizione alle operazioni nel multidominio. E questa è una transizione che non può vederci spettatori alla finestra, ma dobbiamo essere attori principali e convinti. Generale Frigerio, grazie per tutto quello che hai fatto. È stata una guida illuminata, una guida in una situazione molto difficile, hai garantito continuità, hai garantito un passo spedito del comando operativo di Vertice Interforze verso una realtà moderna e una realtà integrata. Lo hai fatto, ripeto, in un contesto veramente difficile, questo maggiormente ti rende merito. Quindi per il prossimo prestigioso incarico ogni fortuna. Grazie. Al generale Francesco Figliuolo, oggi tu sei al timone di questa bellissima realtà che tu stesso mai confessato essere ben oliata ed entusiasmante. Ben oliata anche per, diciamo, l'opera dei tuoi predecessori, e qui vorrei spendere una parola per il generale Luciano Portolano, che oltre a essere oggi segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti è anche comandante del COVI emerito. Quindi grazie per quello che hai fatto, Luciano. Dicevo, una realtà entusiasmante e bella da dirigere e da comandare. Tu, Francesco, hai le spalle larghe, perché quello che hai regalato al nostro Paese nelle vesti di commissario straordinario in termini di risultati e tranquillità sono sotto gli occhi di tutti. Questa sarà una nuova avventura che, secondo me, non farà altro che darti una possibilità di arricchire, una possibilità ghiotta di arricchire ulteriormente il tuo palmares, quindi le tue doti di leader, di capo, di professionista, umano e determinato avranno modo di sfogarsi e di fruttare anche su questo fronte. Purtroppo ci hai abituato troppo bene, quindi è una responsabilità parecchio pesante. Voglio concludere rivolgendomi a tutto il personale, donne e gli uomini del Comando Operativo di Vertice Interforze e a tutti coloro che sono in ascolto, anche quelli che non sono in ascolto, che appartengono alle componenti operativi della difesa che stanno lavorando per noi, per ringraziarli. Avete fatto un lavoro eccezionale, lo avete fatto molto molto bene e ci avete resi orgogliosi di essere militari. Grazie, viva il Comando Operativo di Vertice Interforze, viva le Forze Armate e viva l'Italia. Prende ora la parola il Ministro della Difesa. Saluto i sottosegretari alla Difesa, senatrice Pucciarelli, onorevole Mulè, i presidenti delle commissioni Difesa al Senato e alla Camera, la senatrice Pinotti e l'onorevole Rizzo, le illustri autorità civili e religiose. Caro saluto al nostro ordinario, a Don Santo, e per il suo tramite un saluto carico di riconoscenza e di affetto a tutti i nostri cappellani militari che ho più volte avuto modo di incontrare quando sono andato a visitare i nostri contingenti nei teatri operativi
e di cui ho avuto modo di apprezzare le straordinarie qualità umane e spirituali di assistenza ai nostri militari impegnati nei teatri operativi. Un saluto a tutti gli ospiti presenti, grazie per essere qui con noi oggi. Saluto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, i Comandanti dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Segretario Generale della Difesa. Li saluto e li ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo. Li saluto e li ringrazio per la comunione di intenti che ogni giorno testimoniano nel loro lavoro, nel loro servizio. Credo che quando vogliamo affermare lo spirito interforze lo possiamo fare più efficacemente se già dal vertice questo spirito viene condiviso e testimoniato nei comportamenti, nelle azioni e nel lavoro che quotidianamente si svolge. Grazie, questo spirito va praticato, realizzato, garantito, ricercato ogni giorno nelle scelte strategiche e nel lavoro che insieme realizziamo. Un saluto particolare al personale militare intervenuto, a chi ci sta guardando da remoto, ai teatri operativi collegati. Grazie ai comandanti che ci onorano con la loro presenza da lontano. Per il loro tramite vorrei davvero ringraziare tutte le nostre donne e tutti i nostri uomini impegnati in Italia e all'estero nelle operazioni e nei teatri in cui l'Italia è presente. Rivolgo un saluto particolare al generale Frigerio, comandante del comando operativo di vertice interforze uscente, che ringrazio di cuore per l'eccellente lavoro svolto in questi mesi e per aver assicurato la perfetta continuità delle operazioni in corso. La sua guida serena e determinata ha consentito alle donne e agli uomini del COVI di garantire la piena funzionalità del comando dopo il termine del mandato del generale Bortolano e la sua nomina a segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti. Auguro al generale Frigerio ogni soddisfazione nel suo nuovo prestigioso incarico di comandante delle scuole dell'aeronautica militare, che lo vedrà protagonista della formazione delle nuove generazioni di piloti e specialisti dell'Arma Azzurra e delle componenti di volo delle altre forze armate e dei corpi armati dello Stato. Al generale Figliuolo, che come deciso dal Consiglio dei Ministri continuerà anche a ricoprire l'incarico per l'attuazione e il coordinamento della campagna vaccinale, passaggio cruciale nella sfida contro il virus, rinnovo le più sentite congratulazioni del Governo e il mio personale augurio per questo nuovo prestigioso comando. Ritengo che sia il giusto riconoscimento per il suo percorso professionale di assoluto valore, confermato dai risultati conseguiti nell'incarico di commissario straordinario all'emergenza Covid. Fin dall'inizio del suo mandato alla guida della struttura commissariale, il generale Figliuolo ha lavorato intensamente incarnando un modello di semplificazione e di concretezza, un modus operandi grazie al quale è riuscito a mettere in fila questioni che sembravano di difficile soluzione ed esprimendo l'essenza della sua qualità di comandante in quella che è stata definita una guerra in tempo di pace. Oggi voglio dire grazie a lei, generale Figliuolo, e per il suo tramite a tutti gli uomini e le donne delle Forze Armate Italiane impegnate nel contrasto al virus. Grazie per quello che è stato fatto, per il lavoro compiuto, per il lavoro che si continuerà a compiere anche in questo momento. Il vostro operato di questi anni difficili ha consolidato quel rapporto di fiducia ormai indissolubile che lega gli italiani alle nostre Forze Armate. Il comando operativo di vertice interforze si inserisce peraltro pienamente in questo quadro,
nel quadro delle attività destinate al contenimento della pandemia su cui la struttura commissariale si poggia, dal momento che questo comando di vertice coordina tutte le capacità essenziali messe a disposizione dalle forze armate a supporto delle operazioni Atena ed EOS, contraddistinte da attività di tracciamento e di vaccinazione a favore della popolazione. Impegni in cui la specificità militare, la cultura organizzativa e le capacità operative delle forze armate sono state messe efficacemente alla prova, dimostrando di essere un asse portante del Paese in ogni circostanza emergenziale. Un riconoscimento significativo anche in ragione della nuova e recente riorganizzazione del COVI, quale punto di raccordo di tutte le componenti operative delle Forze Armate, in una logica che va oltre il concetto interforze per abbracciare un approccio multidominio comprendente anche la difesa dello spazio extraatmosferico e cibernetico. Proprio a questo fine nel COVI sono confluiti, come è stato prima ricordato, il Comando Operazioni in Rete e il Comando per le Operazioni Spaziali. Così oggi il COVI è uno strumento moderno, pienamente interforze, capace di supportare il capo di SMD nella pianificazione, nel coordinamento e nella direzione delle operazioni militari in Italia e all'estero, in scenari complessi, contribuendo anche all'elaborazione della dottrina NATO e delle altre organizzazioni internazionali di riferimento. Questo comando rappresenta inoltre il punto d'ingresso delle richieste di concorso rivolte alle nostre forze armate, incluse quelle relative al contrasto della pandemia. Conservare, anzi rafforzare la centralità di questo comando è l'obiettivo che abbiamo perseguito in questi anni. Lo abbiamo fatto ampliando le competenze e valorizzando la professionalità degli uomini e delle donne chiamati ad operare nella dimensione operativa interforze. Ora dobbiamo guardare oltre. Abbiamo davanti a noi ancora impegni operativi intensi e difficili. Ne siamo consapevoli, ma siamo forti delle esperienze fatte e dei riscontri positivi da cui partire per modulare al meglio il contributo della difesa alla stabilità e alla sicurezza internazionale. Voglio qui rivolgere un sentito ringraziamento al COVID. La scorsa estate è stata un'estate complicata, difficile. L'organizzazione dell'operazione Aquila Omnia in tutte le sue fasi è stata un'operazione difficile, complessa, che ha visto le nostre forze armate svolgere un ruolo decisivo, essenziale nella costruzione di un ponte aereo imponente insieme alle forze alleate. Abbiamo raggiunto risultati importanti, abbiamo trasferito in Italia oltre 5.000 cittadini afghani. C'è il rammarico per chi non siamo riusciti a trasferire, ma c'è anche l'impegno nel continuare il nostro lavoro insieme alle altre articolazioni dello Stato coinvolte. Ma credo che anche in quell'occasione il Paese abbia potuto apprezzare, abbia potuto vedere il lavoro straordinario di qualità, di professionalità, di dedizione, di abnegazione, di coraggio delle nostre Forze Armate. Grazie a tutti i militari impegnati in quell'operazione, grazie al comando operativo di Vertice Interforze che ha seguito con grande capacità, con grande continuità, con grande efficacia le operazioni di quei giorni. Ci attendono oggi nuove sfide nelle aree più critiche del mondo, ma anche a ridosso dei confini nazionali, un impegno che ci vede impegnati con più di 5.000 uomini e donne, impiegati in 33 missioni internazionali in 20 paesi, sullo sfondo di un panorama geopolitico che si prospetta sempre più conflittuale e foriero di una sempre più accesa competizione strategica tra potenze globali e regionali nelle aree di interesse nazionali del Mediterraneo allargato. In questa area la difesa è impegnata con una presenza attiva dal Medio Oriente al Golfo Persico, in Nord Africa e nel Sahel, abbracciando le regioni comprese tra il Golfo di Guinea e il Corno d'Africa. Il nostro impegno si inquadra in una più ampia strategia di sicurezza e di difesa nazionale, che vede il coinvolgimento di tutto il governo, dove accanto alla difesa operano gli altri dicasteri competenti,
con azioni sinergiche volte al contenimento delle crisi, al contrasto al terrorismo internazionale, a supporto e alla stabilizzazione di paesi in difficoltà. L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di istituzioni democratiche in quei paesi in grado di favorire la crescita di queste regioni, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di instabilità. L'attenzione al Medio Oriente e all'Africa non deve però farci dimenticare le responsabilità che abbiamo nell'ambito della difesa degli spazi euroatlantici, dove partecipiamo attivamente allo sviluppo di strategie di dissuasione e deterrenza dell'alleanza sul fianco est, con un approccio bilanciato tra fermezza e dialogo, che anche in questi giorni, nei contesti e nelle crisi a tutti note, stiamo portando avanti insieme ai nostri alleati. Alla luce di tutti questi cambiamenti del quadro geopolitico, come membri fondatori dell'Unione Europea e della NATO, intendiamo essere protagonisti degli importanti processi di revisione strategica in atto, volti a definire il nuovo assetto organizzativo e capacitivo delle due organizzazioni per affrontare le nuove sfide globali. In particolare, guardando l'Unione Europea, attraverso la nuova bussola strategica, essa è chiamata ad una maggiore responsabilità nella costruzione del progetto di difesa comune, dotandoci di quelle capacità operative ma e soprattutto strategiche necessarie alla propria autonomia di intervento, ma anche a rafforzare il pilastro europeo dell'alleanza e a bilanciare il peso decisionale dell'Unione in questo consesso. In questo quadro, il comando operativo di Vertice Interforze è chiamato a completare la trasformazione in atto verso un comando multidominio in grado di assolvere pienamente le missioni assegnate allo strumento militare. Il COVI dovrà supportare adeguatamente il processo decisionale del vertice politico-militare, garantendo un'elevata consapevolezza della situazione nell'area di interesse nazionale, al fine di offrire tempestivamente una molteplicità di opzioni di intervento per la risoluzione delle crisi. Dovrà infine assumere un ruolo ancora più centrale nella condotta delle operazioni, coordinando al meglio lo sforzo operativo esprimibile dalle forze armate, al fine di raggiungere la perfetta sincronizzazione degli effetti sul campo per il raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati. Sono certo che il generale Figliuolo saprà affrontare con serietà, coraggio e umiltà queste sfide, raccogliendo e arricchendo l'impegno di chi lo ha preceduto e valorizzando il patrimonio inestimabile di professionalità e di entusiasmo che caratterizzano le donne e gli uomini del COVID. A lei, generale, e al personale dipendente, un sincero in bocca al lupo, i migliori auspici per un futuro ricco di soddisfazioni e di successi per le Forze Armate e per il nostro Paese. Viva il Comando Operativo di Vertice Interforze, viva le Forze Armate, viva l'Italia. Il Ministro della Difesa lascia il luogo della cerimonia, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Comandante del COVI e dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio. Il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini lascia il luogo della cerimonia. Thank you.
La cerimonia è terminata. Si ringraziano i gentili ospiti e le autorità intervenute che sono pregati di recarsi presso il circolo ufficiali per un vin d'onore.